In Italia si stimano più di 1 milione di pazienti. Parliamo dello scompenso cardiaco, insufficienza cardiaca, uno dei big killer della cardiologia. La pandemia di Covid ha rappresentato e rappresenta una sfida impegnativa per la medicina territoriale, ma ha avuto in qualche modo un aspetto positivo, il recupero dell'idea che la telemedicina e i teleconsulti potessero mantenere il prezioso filo della comunicazione con pazienti cronici o a rischio senza metterli in pericolo nel recarsi in ospedale o dal proprio medico. E l'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci chiede di rendere operativo il modello per le patologie croniche. Noi su questo puntiamo, noi chiediamo proprio che si arrivi finalmente in una logica di modifica del sistema sanitario ormai necessario. L'abbiamo visto sotto gli occhi di tutti che bisogna fare quella riforma per assicurare l'assistenza al paziente. Quindi con i dovuti approfondimenti a questo documento, quindi un'elaborazione più profonda, le linee guida. Noi riteniamo che se il governo, se lo Stato vuole, possiamo partire. Sicuramente il Covid, tra i tanti disastri che ha causato, forse ha creato un'opportunità che è quella, come lei dice, di creare la realizzazione dei bisogni. Il paziente con scompenso cardiaco, quando esce dall'ospedale, si trova un po' isolato sul territorio. Ancora troppo l'ospedale rappresenta per lui il riferimento ai suoi bisogni di salute. Quindi io penso che quello di cui ha bisogno è aumentare sul territorio la sua possibilità di avere una risposta proprio per non tornare in ospedale. Quindi credo che sia fondamentale l'aumento dell'offerta sanitaria sul territorio, diciamo fuori dall'ospedale, in modo che il paziente possa ridurre attraverso una serie di interventi periferici il bisogno di tornare in ospedale. Ovviamente questa non è la soluzione totale, non si può pensare che si annullano completamente le visite, che si annullano gli esami strumentali. Che se non riusciamo a comprendere in questa fase che è fondamentale un ascolto che sia anche di indirizzo rispetto a quello che dobbiamo mettere in campo, soprattutto dopo aver vissuto nella pandemia un aspetto particolare, cioè i pazienti fragili, i pazienti cronici, i pazienti con pluripatologie sono rimasti un po' fuori dallo scenario e dall'assistenza. Questo è qualcosa che non deve ripetersi e quindi andare ad operare intanto in senso di una riorganizzazione dei servizi territoriali con l'implementazione tecnologica rappresenta uno dei passi più importanti e in Commissione Affari Sociali abbiamo già puntato su temi prioritari proprio la scorsa settimana, nella quale attraverso la proposta di rilievi al documento della Commissione Bilancio abbiamo messo al centro proprio la telemedicina e la possibilità di implementare la rete territoriale che si è rivelata fondamentale nell'affrontare questi temi.